Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto che istituisce il rimborso automatico per gli obbligazionisti delle quattro banche salvate dal governo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa prevede il decreto. Dopo mesi di tribolazione e disperazione arriva la prima buona notizia per i circa 10.000 obbligazionisti subordinati delle quattro banche oggetto del salvataggio da parte del governo: Carichieti, Banca Etruria, Banca Marche e Cariferrara. L'esecutivo infatti ha approvato il decreto che stabilisce il principio del cosiddetto doppio binario, facendo scattare indennizzi automatici o il ricorso all'arbitrato. Il rimborso automatico sarà all'80% per tutti i risparmiatori con redditi inferiori a 35.000 euro e con un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. Per gli altri e per le 158 persone che hanno investito dopo il 12 giugno 2014, cioè dopo l'entrata in vigore dell'ormai famosa direttiva europea sul bail-in, ci sarà il giudizio delle commissioni arbitrali. L'80% di rimborso sarà calcolato sul corrispettivo pagato per l'acquisto delle obbligazioni al netto delle commissioni bancarie e dei rendimenti ottenuti. In pratica sarà riconosciuto all'equivalente dei rendimenti dei titoli di Stato. Le risorse arriveranno dal fondo bancario già istituito con la legge di stabilità, che ad oggi ha una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. Il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan ha tenuto a precisare che le risorse non saranno razionate e che non ci sarà il rischio che qualcuno possa restare senza rimborso. Da Bruxelles, intanto, arriva il via libera alla proroga del termine entro il quale dovranno essere vendute le nuove quattro good bank nate dopo il salvataggio. La nuova scadenza, come quella precedente, non è stata resa nota, ma nelle scorse settimane il Tesoro aveva individuato in settembre una data indicativa. Ed è proprio il futuro delle nuove banche a preoccupare i sindacati, soprattutto in relazione a possibili ristrutturazioni che potrebbero preludere a licenziamenti dei dipendenti. Le segreterie Fisac, CGIL e degli organismi sindacali dei nuovi gruppi bancari in una nota sottolineano come i dipendenti stiano sostenendo con convinzione il rilancio delle quattro banche ed abbiano già accettato sacrifici occupazionali ed economici. Se le quattro nuove banche devono essere ristrutturate, dicono i sindacati, si apre al confronto entrando nel merito dei progetti di rilancio. Nel frattempo, sempre sul fronte bancario, si è conclusa la vicenda aiuti di Stato per Tercas acquistata dalla Popolare di Bari con l'aiuto del Fondo Interbancario Tutela Depositi, intervento da circa 300 milioni di euro, sostituito poi dal fondo volontario emanazione del fondo stesso. Secondo l'Istituto Pugliese è stato definitivamente riconfigurato l'intervento del fondo del 2014 su Banca Tercas attraverso un nuovo intervento effettuato da parte dello schema volontario. La Popolare di Bari, come illustrato nel corso dell'assemblea domenica scorsa per l'approvazione del bilancio, ha in corso il progetto di integrazione tra Banca Tercas e Banca Caripe, che sarà completato entro il primo semestre del 2016. La Giunta Comunale di Teramo ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016, atto che fa seguito all'approvazione del bilancio consuntivo 2015. Entrambi i provvedimenti saranno portati all'attenzione del Consiglio Comunale nel mese di maggio, così come previsto dalla norma. Il bilancio consuntivo, si legge nella nota del Comune, prevede un disavanzo tecnico complessivo di 22 milioni di euro a fronte dei 27 milioni del precedente, derivante dall'applicazione dei nuovi principi contabili, secondo i quali gli unici crediti che è possibile inserire nel documento contabile sono quelli certi, mentre non si possono più riportare i crediti che ragionevolmente si ritengono non più esigibili. Il documento prevede una sforbiciata alla spesa corrente, che passerebbe nel 2016 a 50,2 milioni di euro contro i 54,4 del 2015. Garantito il trasporto scolastico e il trasporto per i disabili, verrà sostenuta la spesa per i 5 asili nido e le 21 scuole dell'infanzia. Tagli invece su premi aggiuntivi al personale e di indennità della Giunta, verranno messi in campo prepensionamenti, ridotte le spese per la gestione delle aree verdi e completata l'esternalizzazione degli impianti sportivi, che va comunque completata. Sforbiciata anche i contributi ad enti ed associazioni. Per quanto riguarda l'Istituto Musicale Braga, in accordo con il Presidente Valente si è stabilito di assegnare allo stesso una sede dove poter continuare a svolgere l'attività in modo da favorire un rilancio dell'istituzione, ma non sarà più erogato il contributo diretto.
Aspre critiche da parte di SEL sul caso dell'aumento Tari nei confronti degli albergatori che danno ospitalità agli immigrati. La decisione del comune di Montesimano, secondo SEL, va in netto contrasto con la politica di accoglienza che avvenne dopo il terremoto per i cittadini aquilani, mentre di tasse che seguono il colore della pelle ha parlato in un comunicato stampa la Camera del Lavoro della CGIL di Pescara, che ha invitato il sindaco a rivedere il provvedimento. Gli unici ad essersi opposti all'innalzamento della Tari per gli albergatori, le banche che in qualche modo avessero dato ospitalità agli immigrati, è stata SEL. Le motivazioni sono da ricondursi poi a un parallelo che si è fatto nel 2009. Sì, noi siamo partiti dal presupposto che era un'azione, quella dell'amministrazione Maragno, più di facciata che di sostanza. E nel merito entreremo nei prossimi giorni vedendo se ci sono poi profili di illegittimità sull'atto. A livello politico, quello che è stato votato in Consiglio Comunale è un chiaro messaggio che viene dato soprattutto agli imprenditori del settore, vale a dire: se volete ospitare migrantes rifugiati, noi vi penalizziamo con il lanciamento della Tari. Dopodiché, andando nello specifico, su Montesilvano sono due le strutture che attualmente ospitano rifugiati, sono due hotel, quindi pensiamo anche che l'incidenza delle casse comunali sia irrisoria. Il riferimento al 2009, che può anche avere pochi punti in comune, è stato solo fatto per sottolineare che la città di Montesilvano, in quel caso gli albergatori furono molto solidali, ospitali nei confronti dei cittadini aquilani che stavano subendo in quel momento un enorme dramma. Restiamo a Montesilvano. L'ex sindaco Enzo Cantagallo è stato contestato nel corso del convegno organizzato dall'associazione di cui è promotore Incanto e che verteva sul tema della nuova Pescara. Ad organizzare la protesta il consigliere comunale montesilvanese Anthony Agliano e alcuni esponenti di Forza Nuova, accompagnati da alcuni cittadini. A Montesilvano questa mattina in programma un convegno sulla nuova Pescara, la tanto attesa fusione dei comuni di Spoltore, Montesilvano e Pescara sotto un unico nome e amministrazione. A presiedere all'incontro Antonio Castricone, parlamentare PD, Antonio Di Marco, presidente della provincia di Pescara, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, il governatore della regione Luciano D'Alfonso e, dopo una lunga assenza dalle scene politiche, anche Enzo Cantagallo, ex sindaco di Montesilvano, travolto dall'inchiesta Ciclone. E proprio sulla sua presenza si è incentrata la protesta messa in atto da Anthony Agliano, Forza Nuova e alcuni cittadini. Sulle magliette la scritta "Mai più Ciclone" e sul retro invece "Vergogna". Dopo qualche attimo di tensione i manifestanti hanno abbandonato la sala, assente al momento il presidente della regione, che ha replicato così alle accuse. Ma intanto democrazia continua a sostenere e a significare che chiunque ha un'idea la può professare. Cantagallo ha assunto questa iniziativa per far conoscere un suo punto di vista e per conoscere i punti di vista degli altri operatori. Non mi pare questo né un reato né un fatto, diciamo così, paludoso. Io mi auguro che tutti i cittadini di Montesilvano, di Spoltore, di Pescara, di Francavilla, di questo sistema urbano che abbiamo denominato nei termini che sapete, ognuno si mobiliti per far conoscere il suo punto di vista. Io mi scandalizzo davanti all'indifferenza, non davanti a chi assume iniziativa. Questo appuntamento è utile, è interessante, bisognerebbe implementare questi momenti di confronto, perché sono convinto che i cittadini non abbiano tutti compreso l'effetto di questa, proposta referendaria. La nomina del generale Giorgio Toschi a comandante generale della Guardia di Finanza è un ulteriore riconoscimento alle qualità delle donne e degli uomini d'Abruzzo e di Chieti e della sua provincia, lo dice il sindaco di Chieti Umberto Di Primio. Esprimo grande orgoglio da sindaco di Chieti e da cittadino abruzzese per la nomina del generale Toschi. Se penso al vice capo vicario della Polizia Luigi Savina, al vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, così come all'amministratore delegato di Trenitalia
Barbara Morgante e allo stesso Toschi, conclude il sindaco, mi appare evidente come la nostra terra sia stata capace in questi anni di dare un grande contributo alla formazione della classe dirigente del paese. Al generale Toschi rivolgo quindi un augurio di buon lavoro e un caloroso in bocca al lupo. Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha firmato oggi un'ordinanza temporanea di divieto di balneazione riguardante il punto di campionamento di Fosso Vallelunga, un atto che si è reso necessario a fronte della criticità emersa in queste ultime settimane, spiega il vice sindaco e assessore al demanio Enzo Del Vecchio. Infatti, diversamente dai dati che sono stati sempre positivi nel 2015 su quel punto, i campionamenti dell'Arta hanno registrato lo sforamento dei valori delle Escherichia coli negli ultimi prelievi. La situazione così determinatasi è stata subito posta all'attenzione dell'amministrazione che, con l'ausilio della Polizia Municipale, ha svolto indagini e analisi ulteriori e ha individuato la fonte della criticità, interessando l'ACA, gestore del sistema fognario cittadino, per gli interventi relativi. L'Unione dei sindacati di base ha promosso una raccolta firme su tutto il territorio nazionale dal titolo Voglio lavoro e Stato sociale. Tra le richieste contenute nel documento ci sono l'abolizione dello Jobs Act, della legge Fornero e l'introduzione del reddito di cittadinanza. Questa è una raccolta firme da parte dell'Unione Sindacale di base, Stato e soprattutto lavoro. Questi sono i due punti fermi, un nuovo concetto di Stato, o meglio un vecchio concetto che deve tornare, non più tutto in mano ai privati e soprattutto avere i diritti riconosciuti da parte dei lavoratori. La Corte dei Conti ha stimato in 350 miliardi l'anno, 350 miliardi di euro l'anno, l'evasione e l'illusione fiscale e contributiva. Cosa significa? Che i vari governi ci dicono che le cose non funzionano perché c'è il problema del bicameralismo, perché c'è il problema della corruzione, che è un problema vero, però su queste cose non stanno facendo assolutamente niente, no? Riformano il mondo del lavoro togliendo diritti ai lavoratori e tagliando salari, ma non fanno nulla nei confronti di coloro che rubano soldi poi alle casse pubbliche. Tra le richieste anche l'abolizione del Jobs Act. Proprio oggi esce una notizia, mai così bassa la disoccupazione dal 2012, tutto merito del Jobs Act. Ma il Jobs Act è l'ennesima riforma del mondo del lavoro che serve per schiavizzare il dipendente rispetto al primo datore di lavoro che utilizza questa riforma semplicemente per la decontribuzione, 8.000 euro l'anno. Questi 8.000 euro l'anno che danno di decontribuzione al datore di lavoro forse sarebbe più opportuno dare al lavoratore. Le buone pratiche di protezione civile è il titolo dell'iniziativa promossa dal Comune di Pescara in collaborazione con l'Associazione Nazionale Disaster, che prevede 5 incontri rivolti alla cittadinanza per conoscere i comportamenti da mettere in atto in caso di calamità naturali. 5 incontri per preparare la cittadinanza a eventi calamitosi. Si parla di quello che più spesso è successo negli ultimi tempi quando ci sono state delle forti piogge. In questo caso il Comune decide di rivolgersi proprio ai cittadini. Innanzitutto consentitemi di ringraziare veramente di cuore le associazioni di volontariato della città di Pescara e non solo, e in questo caso l'Associazione Volontari Senza Frontiera, per questa straordinaria iniziativa che aiuta il Comune di Pescara a far conoscere alla cittadinanza come comportarsi, come agire in caso di eventi calamitosi. È un'iniziativa molto importante che fa il paio con quelle che stiamo portando avanti, e cioè cercare di dare alla protezione civile della città di Pescara una fisionomia nuova di quella che è vicino tutti i giorni ai cittadini, per spiegare, far capire e non farli trovare impreparati. Il progetto che stiamo realizzando, ha due obiettivi: quello di appunto informare la cittadinanza di quello che devono fare per potersi salvaguardare in eventualmente ci fosse un'emergenza, e l'altro invece è quello di sensibilizzare appunto il cittadino al valore del volontariato, affinché anche loro possano essere formati e preparati tecnicamente con le pratiche di protezione civile per poter partecipare poi alle associazioni di protezione civile.
Nel prossimo servizio parliamo di un accordo stipulato tra il comune di Montesilvano e l'Università d'Annunzio che ha come obiettivo la mobilità ciclopedonale. Si parla di un accordo con l'Università Chieti Pescara, Facoltà di Architettura, per una mobilità sostenibile. In questo caso si parla di quelli che sono i percorsi ciclopedonali e anche fluviali. È un progetto importante intorno al quale si stanno muovendo tanti comuni. In questo caso cosa succederà? A seguito di questa convenzione noi cerchiamo di avere un apporto scientifico, professionale e tecnico, che è quello appunto rappresentato dall'università e dai dipartimenti, dal Dipartimento di Architettura. Verrà insomma implementato con tutta quella che è l'attività che il Comune sta facendo per portare a termine un piano urbano del traffico generale. Stiamo portando avanti un discorso di analisi dei flussi di traffico che riguardano il territorio del Comune di Montesilvano ma anche dei comuni limitrofi. In questo abbiamo aperto un tavolo di concertazione con il Comune di Pescara, con la provincia di Pescara, e questo è il futuro, perché appunto noi vogliamo creare una mobilità che sia più fruibile per i cittadini, più semplice e che vada sicuramente a tutelare l'ambiente, perché ricordiamolo che la mobilità sostenibile è il futuro. Cosa cambierà concretamente nella mobilità e per quanto riguarda l'aspetto ovviamente delle piste ciclopedonali e fluviali? Come cambierebbe la mobilità? Nell'immediato stiamo cercando di dotare la città di assi di penetrazione per quanto riguarda la ciclabilità della città, e quindi pensiamo di dotare la città di percorsi che facilitano anche gli spostamenti casa-lavoro, casa-uffici comunali o casa-scuola. Quindi nell'immediato vogliamo dare delle risposte concrete, cioè, speriamo che con l'approvazione del bilancio possiamo anche iniziare subito con qualche lavoro concreto. Educare i bambini alla felicità, è questo uno dei temi trattati nella mattinata di sensibilizzazione sulla corretta raccolta dei rifiuti organizzata dalla Deco, laboratori per il riciclo della carta e giochi che insegnino le regole per il rispetto dell'ambiente. Si chiama Mattinata Ecologica in Famiglia, l'obiettivo è quello di sensibilizzare tutto il nucleo, dai grandi ai più piccoli. Non è la prima volta, perché è la quarta edizione, la Deco promuove questa iniziativa. In questa edizione che cosa è in programma? Dunque, in questa edizione c'è la particolarità di ospitare la scuola di Palo Alto, scuola che si occupa di formazione e consulenza aziendale, ma che si è dedicata in particolare con questo intervento a parlare di educazione alla felicità. Abbiamo il piacere appunto di ospitare il presidente della scuola di Palo Alto, il dottor Marco Masella, perché crediamo che comunque la missione di un'azienda non sia solo ed esclusivamente quella di puntare alla propria attività, al proprio core business, ma di fare qualcosa per il sociale. E non c'è nulla di più sociale e di più bello che educare i nostri bambini alla felicità. Abbiamo avuto il desiderio di conciliare quelle che erano le esigenze dei genitori che volevano partecipare al convegno con quella dei più piccolini, che saranno intrattenuti al piano di sopra con laboratori di educazione ambientale che quest'anno sono la quarta edizione. Noi abbiamo avuto oggi 110 iscritti, probabilmente non sono presenti tutti anche per questione di tempo, ma c'è tanto interesse alla filosofia positiva, quella che oggi viene presentata, una educazione alla positività assolutamente americana, che ha grandissimo successo in Australia e in Germania e che ci auspichiamo possa arrivare anche nelle nostre scuole e nelle nostre famiglie, proprio perché il principio fondamentale di tale filosofia è l'educazione alla felicità, la felicità che non deve essere un traguardo ma deve essere un punto di partenza che ci dà la possibilità di costruire e arrivare oltre. La crisi della cultura occidentale, l'immigrazione, la famiglia, i nuovi diritti, l'Europa, il terrorismo, la politica e l'economia sono i temi affrontati nel libro intitolato La bellezza disarmata, scritto da Julien Caron, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, e che saranno dibattuti assieme all'autore e al vicepresidente del CSM Giovanni Legnini lunedì prossimo, 2 maggio alle 18:15 presso il Cinema Massimo di Pescara. L'incontro sarà coordinato da Roberto Fontolan, responsabile del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione. Saranno presenti anche l'Arcivescovo di Pescara, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, e il Sindaco Marco Alessandrini. A Pineto dal 1 maggio appuntamento con le virtù, il piatto tipico della tradizione teramana, e i granetti con le fave che si potranno gustare per tutte le domeniche del mese in diversi ristoranti di Pineto aderenti all'iniziativa.
E le virtù in occasione del 1° maggio arrivano anche nella città di Pineto, tutte le domeniche poi del mese di maggio appuntamento culinario. Sì, l'obiettivo di questo progetto è proprio quello di andare a rispolverare o comunque a far riemergere quelle tipicità nostre locali e farle scoprire ai nostri turisti, perché Pineto vive di turismo ed è giusto offrire ai nostri clienti, al turista che arriva, oltre alle peculiarità del territorio, anche le tipicità locali, che appunto sono le tipicità culinarie nostre, sulla quale l'Abruzzo vive di... Specialmente quella del 1° maggio. Esatto. E naturalmente vogliamo appunto dar risalto a questa cosa rendendo partecipi i ristoratori del posto e naturalmente dando loro la figura da protagonisti. Tant'è vero che hanno aderito in tanti, devo dire in quota massiccia rispetto anche all'anno scorso. E naturalmente poi chi dovrà elaborare e dovrà avere questa capacità nel trasmettere al turista che arriva a Pineto sono proprio loro. È un modo proprio per dare importanza ai nostri operatori locali e al turista che viene far assaggiare quelle che sono le nostre tipicità. La pagina dello sport, iniziamo con la Serie B e con i risultati delle gare del pomeriggio, oltre che della partita di ieri tra Modena e Crotone finita 1-1. Ascoli-Salernitana 2-2, Brescia-Vicenza 0-1, Cagliari-Livorno 2-2. Cesena-Provercelli si giocherà lunedì alle 20:30, Como-Ternana domani alle 17:30, Latina-Spezia 0-0, come detto Modena-Crotone 1-1, poi Perugia-Bari, Trapani-Novara e Virtus-Entella-Pescara tutte finite 0-0. Virtus Lanciano Avellino 1-2, classifica primo posto sempre per il Crotone a quota 78, Cagliari 74, festa ancora rinviata per la squadra isolana, Trapani 66 punti, Bari e Pescara 65, Spezia 62, Virtus Entella 61, Novara 59, Cesena 58, Brescia 54, Perugia 53, Avellino 48, Ascoli 46, Ternana e Vicenza 45, Provercelli 42, Latina, Modena e Salernitana 41, Virtus Lanciano 39, Livorno 37, Como chiude con 29 punti. E andiamo ora a vedere il servizio relativo allo 0-0 di Chiavari tra Virtus Entella e Pescara, una gara peraltro condita dall'infortunio occorso a Rolando Mandragora, per lui stagione finita a causa della frattura del quinto metatarso del piede destro. La diagnosi è arrivata nel tardo pomeriggio dopo che il giocatore è stato visitato in ospedale nel comune di Lavagna, vicino Chiavari. A seguire, dopo il servizio, le interviste ai due allenatori Oddo e Aglietti. Il Pescara interrompe la serie di vittorie consecutive ma esce imbattuto dal difficile campo della Virtus Entella al termine di una gara equilibrata e che ha visto comunque un Delfino combattivo e sempre in partita. Ai ragazzi di Massimo Oddo è mancato il gol, ma non sono mancate le occasioni con la difesa della formazione abruzzese che ha dimostrato di essere sempre più sicura. Peccato per l'infortunio di Mandragora che potrebbe chiudere anche anticipatamente la stagione. Ora il pensiero va al derby di domenica prossima con la Virtus Lanciano allo stadio Adriatico in 90 minuti, a questo punto decisivi. In terra ligure non ci sono lo squalificato Verre e all'ultimo momento anche capitan Memusciai colpito da un violento attacco influenzale. Dal primo minuto c'è Bruno con Benalì tornato in campo dopo le 4 giornate di squalifica e Torreira a comporre il terzetto di centrocampo. Dopo un minuto Entella subito pericolosa in contropiede con la palla servita da Caputo per Staiti e con il tiro del centrocampista bianco celeste e la risposta di Fiorillo, al terzo pericoloso di Carmine che non trova però lo specchio. Inizio prepotente della squadra di Aglietti che gioca in velocità, al decimo si infortuna Rolando Mandragora che viene sostituito da Zuparic, all'11° di nuovo Virtus pericolosa con un tiro violento di Troiano dei 25 metri e con il pallone che termina di pochissimo fuori. I ragazzi di Oddo appaiono in difficoltà di fronte all'aggressività dei liguri. Al 13° si vede però per la prima volta la formazione abruzzese con Capello
Caprari che in contropiede conclude poi dalla distanza mandando alto anziché servire la Padula che si stava liberando sulla sua destra. Caprari ci riprova al 18esimo ma anche questa volta la mira non è delle migliori. Passato il momento difficile la squadra adriatica manovra con maggiore efficacia con la Padula che al 21esimo tira violentemente addosso a Jacobucci che salva in calcio d'angolo. La maggiore tecnica del Pescara si lascia preferire e le cose migliorano e così Torreira al 23esimo una buona occasione alzando di poco sopra la traversa. I biancazzurri per l'occasione in maglia rossa hanno qualche difficoltà ad entrare in area Virtus e così ci provano spesso dalla distanza. La gara vive di fiammate e alla mezz'ora è Masucci a pasticciare in area pescarese concludendo fuori. Nella ripresa l'avvio delle due squadre è più compassato rispetto al primo tempo e al 14esimo c'è un brivido in area virtusina con il pallone che danza pericolosamente dalle parti di Jacobucci con Benalì che non riesce però ad intervenire. Le due formazioni si allungano mentre al 18esimo Oddo richiama in panchina Caprari gettando nella mischia l'attaccante Cappelluzzo. La gara è meno vivace rispetto al primo tempo anche se il Pescara ha di nuovo una buona opportunità al 33esimo quando in area da posizione angolata Zampano conclude sull'esterno della rete. Inizia la solita girandola di sostituzioni con Massimo Oddo che manda in campo anche Mitrizza poco prima di un tiro al lato di Palermo al 40esimo. Il Delfino non sta a guardare e si rivede con Benalì al 43esimo con un colpo di testa che fa terminare il pallone però sopra la traversa. È l'ultimo sussulto di una gara che permette al Pescara di muovere la classifica, di restare al quarto posto e di continuare ad inseguire la terza piazza. Ma domenica prossima all'Adriatico contro il Lanciano non si potrà fallire l'appuntamento con la vittoria. I ragazzi stanno maturando, ovvio che abbiamo lavorato tanto sotto questo punto di vista perché si deve sempre lavorare su quelli che sono i difetti e ci abbiamo lavorato tanto e stanno migliorando, ma stiamo migliorando anche sulla lettura delle partite, nel senso che purtroppo oggi quando ti mancano due giocatori come Verrem e Mushai che sono un po' il motore tecnico di questa squadra fai anche un pochino più fatica. Oggi abbiamo giocato con Torreira fuori ruolo, Benalì che è abituato a fare un altro ruolo, insomma Bruno che ha fatto tutti un'ottima partita dal punto di vista della concentrazione, dell'applicazione. Diciamo che abbiamo fatto una partita più sulla quantità che sulla qualità, però a volte serve anche questo. Abbiamo portato via un punto importante perché alla luce dei risultati è un punto importante per gli altri risultati e perché teniamo lontana una diretta concorrente. Quello dello 0-0 è stato un risultato giusto. Che è arrivato nella nostra postazione? Sostanzialmente sì, anche se noi sicuramente nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni da gol importanti. Pescara ha risposto col suo classico possesso palla, ci ha messo lì, però noi siamo stati bravi a concedere poco e niente. Poi la partita alla fine del secondo tempo si è un po' spenta, le squadre si sono un po' annullate, credo che pareggio possa considerarsi giusto e va bene così, insomma un punto che ci consente a tutte e due di mantenerci in corsa per l'obiettivo dei playoff. Pesantissima sconfitta invece per la Virtus Lanciano che perde in casa contro l'Avellino per 2-1, gara condizionata dall'espulsione dopo 11 minuti del rossonero Amenta, vediamo. Doveva vincere per sperare e invece il Lanciano perde in casa contro un Avellino che proprio al Biondi glissa quasi aritmaticamente la permanenza in serie cadetta. Ora il cammino frentano si complica e non poco per il traguardo salvezza, anche perché fra 270 minuti calerà definitivamente il sipario sulla serie B. Il Lanciano è il solito l'Avellino, a diverse assenze fischia Martinelli di Roma 2, tanto autoritario quanto superficiale in diverse circostanze. Parte bene l'Avellino, al quinto la conclusione di Gavazzi ma Cragno c'è, il Lanciano prova a farsi vedere in avanti con Ferrari ad avvio di contesa e le premesse sembrano quasi buone. Undicesimo, l'Avellino passa, gli Irpini recuperano una palla a metà campo e la verticalizzazione per Mokulu che prima supera Aquilanti, poi si accentra e al momento della conclusione viene
viene intercettato da Federico Amenta che lo stende. Rosso diretto per il centrale difensivo della Virtus e dunque Lanciano in 10 per oltre 80 minuti. Cragno sarà superlativo nel metterci due pezze grosse come due grattacieli, ma la difesa è ancora sotto shock e concede a Mokulu la facoltà di spingere in rete. 1-0 dunque per gli Irpini. 21esimo, non c'è tempo per pensare e i campani raddoppiano. Punizione, palla tagliata sul secondo palo dove è lesto per il colpo di testa Joao Silva che raddoppia e va ad esultare sotto la curva nord. 27esimo, le speranze frentane si riaccendono ma anche le polemiche per la direzione di Martinelli non si placano. Gidagi ammonito poco prima, cintura Ferrari in area di rigore su un pallone tagliato dalla destra. Martinelli non espelle Gidagi ma concede il calcio di rigore. Dagli 11 metri Ferrari sbaglia ma sulla respinta salviato il resto a spedire in rete e la sua esultanza è tutta per il ricordo di Pier Mario Morosini. 28esimo, ancora Lanciano, cross tagliato per Vastola che impatta la sfera sotto porta di testa ma la traiettoria è leggermente alta, dunque altra occasione per i frentani. 30esimo, conclusione dalla distanza di Joao Silva, fuori di poco. 31esimo, Bastien da poco entrato si accentra e spara a rete, anche in questa circostanza il pallone termina di poco al lato. 45esimo, ancora Vellino, questa volta con Insigne che però chiama Cragno che risponde in presa bassa. 49esimo, la Virtus prova a pareggiare, salviato, calcia in porta da punizione, palla deviata dalla barriera, ci prova a spedirla in rete Marilungo che però finisce insieme alla palla per infrangersi sul palo. La ripresa, avvio subito col piglio giusto dell'Avellino ma l'occasionissima è per Federico Di Francesco al quinto minuto. Ancora Avellino in varie circostanze ma Cragno c'è sempre e infatti proprio al 27esimo l'estremo difensore di casa salva in modo provvidenziale il risultato sfoderando due interventi prodigiosi a chiudere un'azione offensiva dell'Avellino sulla corsia di sinistra. Al 39esimo Bonazzoli ha la palla del pari e spara un tiro troppo pulito che viene bloccato a terra senza grossi patemi da Frattali. Nel finale il Lanciano prova a fare qualcosa, finisce tra le polemiche in tribuna e con un gesto di Bastien da censurare e fuori dallo stadio una parte del pubblico se la prende con Guglielmo Maio che però non le manderà a dire. Termina qui questa seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona serata.